Ciao Giovanni, allora dalla cantina, dalle varie cose ti ho portato nel vigneto, vigneto di Rubino di Cantavenna, il primo vigneto sotto casa, laddove ho già spiegato che il Rubino di Cantavenna comprende Barbera, Fraise e Grignolino, quindi è un blend 70% Barbera, 15% Fraise, 15% Grignolino. La particolarità di questo vigneto, che abbiamo voluto accentuare più per un fatto estetico che per un fatto reale, è la rosa Chinentis pallida. Una particolare rosa che tempo fa serviva a segnalare i problemi della vite. Quindi se si ammalava la rosa, laddove non esistevano ancora le tecnologie di oggi, se si ammalava la rosa, chiaramente il significato era che la vigna aveva bisogno di trattamenti e si stava ammalando. Come vedi, qui ci sono tutte le viti del Barbera, ogni tanto frammentato da Fraisa e Grignolino. Naturalmente, vuoi per la siccità, vuoi per una questione proprio climatica, ogni tanto muoiono, quindi si fanno queste sostituzioni che saranno produttive nell'arco di 3 anni. Questa è un Grignolino ed è il primo anno che raccogliamo, che vinifica. Tu calcola che comunque esiste una percentuale di 15% di Grignolino, 15% di Fraisa e il 70% di Barbera. Parlarti di Rubino per me è una gioia, perché questo è un territorio particolare, laddove anche i vini profumano, sprigionano degli aromi particolari dovuti anche ad una questione di costituzione del terreno, composizione del terreno. Qui siamo terra da cantoni, quindi cosa significa tutto questo? Terreno prevalentemente calcareo, residui fossili e quant'altro in abbondanza, e da un recente studio che è stato fatto pare che 15-17 milioni di anni fa in questa zona ci fosse il mare padano, dal quale emergevano piccoli isolotti che posso immaginare fossero le nostre colline e la nostra zona. Per cui credo che la composizione del terreno determini veramente le caratteristiche di questi due vini, sia del Rubino di Cantavenna che un'altra chicca particolare è il Gabbiano, di cui siamo pochissimi produttori ed effettivamente vale la pena parlarne, farne conoscere in generale alle persone, perché il Monferrato è fatto di Barbera, di Grignolino, di Bonarda, però voglio accentuare che ci sono anche il Rubino e il Gabbiano, che per me sono fondamentali ed importanti, due DOC nate negli anni 60 e che continuiamo a portarle avanti, sebbene ci siano pochi produttori.